Non c'era Luciano D'Alfonso stamani nell'aula del Tribunale di Pescara, all'apertura del primo dei processi in cui l'ex sindaco di Pescara è imputato. La vicenda è quella relativa al concorso per l'assunzione in comune di Guido Dezio, il suo ex braccio destro, come dirigente a tempo indeterminato. Nel processo D'Alfonso è rimasto l'unico imputato per abuso patrimoniale, in quanto il GUP Guido Campli aveva già condannato a 4 mesi Guido Dezio, accusato di falso, e assolto i 3 componenti della commissione d'esame per il concorso da dirigente. Secondo l'accusa, retta dal PM Paolo Pompa, D'Alfonso, difeso dall'avvocato Giuliano Milia, avrebbe procurato intenzionalmente a Dezio un ingiusto vantaggio patrimoniale, violando le norme di legge che disciplinano l'accesso alla dirigenza del comune. L'ex sindaco di Pescara, avendo scelto il rito ordinario, potrà beneficiare anche della sentenza del rito abbreviato degli altri coimputati, su cui si baserà la sua difesa. L'udienza di stamani davanti al collegio, presieduto dal presidente della sezione penale De Santis e composto dai giudici Bortone e Salvia, si è limitata alla presa d'atto della costituzione di parte civile da parte del comune di Pescara, assente in aula, e della richiesta da parte del PM Pompa dell'audizione di 4 testimoni, dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, presso cui Dezio autocertificò di aver svolto attività nel curriculum per il concorso. Dovranno testimoniare, tra gli altri, anche il presidente pro tempore del Consiglio regionale Nazario Pagano e il dirigente della presidenza del Consiglio d'Urbano. Solo prove documentali, invece, quelle fatte acquisire dall'avvocato Milia. La gran parte dell'udienza in realtà è stata dedicata a cercare una data utile per le prossime 2 o 3, nelle quali il presidente De Sanctis conterà di far concludere questo processo entro giugno. Dal 1 luglio, infatti, il giudice Salvia sarà distaccata solo al civile, mentre ancor prima, tra una settimana, uscirà dal collegio anche il giudice Bortone. C'è infatti, lamentata anche dall'avvocato Milia, un'altissima congestione di udienze in questa primavera. Alla fine si è deciso per il pomeriggio del 16 aprile, quando probabilmente in aula ci sarà anche D'Alfonso. Udienza anche il 14 maggio ed eventualmente l'11 giugno, data ultima per la prima sentenza che la giustizia pronuncerà nei confronti dell'imputato Luciano D'Alfonso.